Agenda 2030. Immaginate un mondo dove la sostenibilità è la norma, l'uguaglianza è un valore universale e il futuro è luminoso. Questo è ciò a cui stiamo aspirando e insieme possiamo renderlo realtà. Pronti a scoprire come? L'agricoltura e la silvicoltura sono fortemente esposti all'impatto dell'aumento delle temperature globali. Le crescenti fluttuazioni della stagionalità perturbano i cicli agricoli, mentre i cambiamenti delle precipitazioni e gli eventi meteorologici estremi, come le ondate di calore, la siccità, le tempeste, le inondazioni, rappresentano una sfida continua. L'agricoltura e l'allevamento contribuiscono al 21% delle emissioni mondiali di gas climalteranti attraverso i cambiamenti d'uso dei suoli e della gestione del bestiame, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di allevamento intensivi. Il suolo è un gigantesco serbatoio di carbonio, secondo per dimensione solo agli oceani. Secondo la mappa del carbonio organico del suolo, elaborato dalla FAO, i primi 30 cm di suolo in tutto il mondo contengono all'incirca il doppio di carbonio rispetto all'intera atmosfera. Ogni anno i processi di fotosintesi della vegetazione terrestre sono in grado di minimizzare circa 3 miliardi di tonnellate di quest'ultimo. Fino al 1850 lo stoccaggio di carbonio nel suolo era superiore delle emissioni di CO2. Successivamente, con la rivoluzione industriale, un terzo dell'aumento totale di anidride carbonica nell'atmosfera è il risultato di una perdita di SOC compresa tra il 20 e il 60% del carbonio accumulato, dovuta all'attività agricola umana. Le conseguenze sul clima sono pesanti. Con l'aumento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera, si intensifica l'effetto serra e con esso il riscaldamento globale. I cambiamenti climatici, a loro volta, riducono la resa delle colture, spingendo il settore agricolo a espandersi su superfici sempre maggiori e a ricorrere a tecniche più aggressive. Tutto ciò provoca ulteriori emissioni e accelera l'aumento delle temperature. Il cerchio si chiude. Agricoltura e cambiamento climatico si trovano in un circolo vizioso. L'agricoltura sostenibile è un nuovo approccio di produzione e consumo dei prodotti alimentari, basato sul massimo rispetto dei lavoratori e delle risorse naturali. Si tratta di un approccio eco-friendly, con il quale valorizzare modelli più ecologici e processi socialmente responsabili. Tra gli obiettivi principali della sostenibilità in agricoltura c'è il contrasto dei cambiamenti climatici, per tutelare il pianeta attraverso pratiche agricole sostenibili. Questo approccio si basa sulla soddisfazione del fabbisogno alimentare mondiale, attraverso soluzioni a basso impatto ambientale, capaci di preservare la salute umana e ambientale. I principi della sostenibilità agricola, o agricoltura sostenibile, sono: protezione delle risorse naturali, aumento della produttività attraverso l'innovazione, riduzione del consumo idrico ed energetico, diminuzione delle emissioni inquinanti, gestione responsabile del suolo e tutela della biodiversità, sviluppo sostenibile e inclusivo. Ovviamente, l'agricoltura sostenibile è un concetto generico. Infatti, spetta ai singoli paesi mantenere appunto modelli specifici per rendere questa attività più resiliente, ecologica e socialmente equa. Oggi si stanno sperimentando diverse soluzioni di agricoltura sostenibile in tutto il mondo, puntando principalmente su agricoltura biologica, privilegia un utilizzo responsabile delle risorse, sostituendo i prodotti chimici di sintesi con quelli naturali. Agricoltura biodinamica valorizza la coltivazione secondo i ritmi della natura, rispettando le dinamiche del suolo e la crescita lenta delle piante. Agricoltura solidale mette al primo posto la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente per uno sfruttamento sostenibile delle risorse, con relazioni dirette tra i consumatori e produttori. Agricoltura 4.0 sfrutta l'innovazione per rendere l'agricoltura più efficiente ed eco-friendly, utilizzando moderne tecnologie per la pianificazione e la gestione dell'intera fiera. Agricoltura di precisione ottimizza la produzione e riduce al massimo gli sprechi. Il termine agricoltura biologica indica un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica. Agricoltura biologica significa sviluppare un modello di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del suolo, dell'acqua e dell'aria. Questo sistema pone come obiettivi principali usare l'energia e le risorse naturali in modo responsabile, conservare la biodiversità,
conservare gli equilibri ecologici regionali, migliorare la fertilità del suolo, mantenere la qualità delle acque. Inoltre, le norme in materia di agricoltura biologica favoriscono il benessere degli animali e dell'ambiente, imponendo agli agricoltori di soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali e di rispettare l'ambiente. L'agricoltura biologica è considerata uno dei migliori processi sostenibili per favorire l'agricoltura rigenerativa. Ma l'agricoltura biologica rappresenta la soluzione migliore? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Come si prospetta il futuro dell'agricoltura biologica? Per quanto riguarda i vantaggi, osserviamo: l'agricoltura biologica è più sostenibile, migliore per l'ambiente, utilizza meno pesticidi chimici, riduce l'erosione del suolo e riduce i gas serra. Gli svantaggi, invece, sono: i biofertilizzanti possono potenzialmente ospitare agenti patogeni per l'uomo, devono essere regolamentati e possono essere utilizzati solo in un periodo limitato. Una maggiore intensità di manodopera. Sono più costosi per il consumatore, il che li rende meno accessibili ad alcuni. Una minor resa della coltura. Sono necessarie inoltre una maggior pianificazione e una quantità di operazioni efficienti al fine del raggiungimento di un ottimale livello produttivo. L'agroforestazione, o agroselvicoltura, è l'insieme dei sistemi agricoli che vedono la coltivazione di specie arboree o arbustive perenni consociate a seminativi e pascoli nella stessa unità di superficie. L'agroforestry, consociando alberi e colture o allevamenti sulla stessa superficie, combina esigenze produttive ed ambientali. Centinaia di studi dimostrano che i sistemi agroforestali hanno una produttività complessiva superiore rispetto alle somme delle monocolture equivalenti. Diversificano la produzione agricola, coincidono la produzione alimentare con quella della biomassa, diminuiscono gli apporti di concimi, fitofarmaci, aumentano la biodiversità direttamente e indirettamente, migliorano la fertilità del suolo, proteggono il suolo dall'erosione e dall'inquinamento, migliorano la qualità dell'acqua, aumentano il carbonio stoccato nel sistema, migliorano il paesaggio. L'agroforestry si distingue in diverse tipologie: sistemi silvio-arabili, in cui si sviluppano specie arboree, da legno, da frutto o altro prodotto, e specie erbacee culturali. Sistemi silvopastorali, in cui allevamento e arboricoltura convivono nella stessa area. Sistemi lineari, in cui siepi, frangivento o fasce tampone ai bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agroecosistemi e di difesa per le superfici agricole. Fasce ripariali, in cui specie arboree e arbustive si mettono agli argini dei corsi d'acqua per proteggerli da degrado, erosione e inquinamento. Coltivazioni in foresta, coltivazione di funghi, frutti di bosco e prodotti non legnosi in genere nella foresta. Per agricoltura di precisione si intende un insieme di tecnologie e strumenti applicati ai processi produttivi in agricoltura, posti in essere al fine di migliorare la produzione, minimizzare i danni ambientali ed elevare gli standard qualitativi dei prodotti agricoli. La precisione, introdotta da tali tecnologie, consente di effettuare una distribuzione mirata dei principali fattori di produzione, solo dove serve e nelle quantità corrispondenti al reale fabbisogno della coltivazione in atto. Ecco alcune pratiche e tecnologie utilizzate negli allevamenti a bassa emissione di gas serra. Gestione delle deiezioni. Le deiezioni animali possono generare una gran quantità di gas serra, in particolare metano e ossido di azoto. Gli allevamenti a bassa emissione adottano sistemi per gestire le deiezioni in modo efficiente, ad esempio tramite il compostaggio o l'utilizzo di sistemi di digestione anaerobica che trasformano il metano in biogas. Alimentazione sostenibile. Una dieta animale equilibrata può ridurre le emissioni di gas serra, ad esempio la formulazione di mangimi con ingredienti meno intensivi, in termini di emissioni, come sostituti delle proteine ad alta emissione, come la soia, può contribuire a ridurre l'impatto ambientale complessivo. Gestione del pascolo. Gli allevamenti che praticano la pastorizia possono adottare strategie come la rotazione delle mandrie su aree di pascolo, il controllo della deforestazione per creare nuovi pascoli, e l'implemento di tecniche di conservazione del suolo per ridurre l'impatto ambientale delle attività di pascolo. Efficienza energetica. Ridurre il consumo energetico negli allevamenti può contribuire a limitare le emissioni di gas serra.
Questo può includere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile per alimentare le strutture dell'allevamento, l'ottimizzazione dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento, nonché l'adozione di tecnologie efficienti come l'illuminazione a LED. Gestione delle emissioni dirette. Alcuni allevamenti adottano tecnologie per catturare e trattare direttamente le emissioni di gas serra prodotte dagli animali. Ad esempio, l'installazione di sistemi di trattamento dell'aria nelle stalle può contribuire a ridurre le emissioni di ammoniaca e altri gas dannosi. Monitoraggio e reporting. È fondamentale monitorare costantemente le emissioni di gas serra negli allevamenti per identificare aree di miglioramento e valutare l'efficacia delle misure adottate. Il reporting trasparente sulle emissioni aiuta anche a sensibilizzare l'opinione pubblica e a incentivare pratiche agricole più sostenibili. Cos'è l'alimentazione sostenibile? L'alimentazione sostenibile è un approccio alimentare che mira a essere rispettoso dell'ambiente e dei lavoratori del settore alimentare. L'obiettivo è creare un equilibrio tra la produzione alimentare e il massimo rispetto per l'ambiente, la salute umana e l'equità sociale. Questo approccio promuove la consapevolezza delle scelte alimentari e l'adozione di pratiche che supportino il benessere a lungo termine dell'individuo e del pianeta, con una particolare attenzione alle generazioni future. Insomma, una delle cose più importanti per chi voglia iniziare a seguire un'alimentazione sostenibile è scegliere alimenti sostenibili. Vediamo quali sono. Gli alimenti sostenibili sono quei cibi che, lungo tutta la filiera produttiva, hanno un impatto ambientale ridotto e che sono anche prodotti in modo responsabile dal punto di vista sociale ed economico. Ma non solo, sono prodotti che seguono rigorosamente la stagionalità e la territorialità delle risorse usate. Tra questi alimenti troviamo prodotti locali e a chilometro zero, prodotti rigorosamente di stagione, prodotti da aziende e allevamenti biologici, prodotti sfusi o che comunque evitano l'utilizzo di imballaggi in plastica, preferendo soluzioni meno inquinanti. Come si vede, più che di singoli alimenti, si parla di ripensare e rivoluzionare il settore agroalimentare e le abitudini dei consumatori. Anch'essi, infatti, hanno una parte fondamentale, che è quella di ricercare e preferire tali alimenti a prodotti provenienti da produzioni intensive. Un'alimentazione sostenibile segue regole precise, come pratiche agricole ecologiche, evitando pesticidi e fertilizzanti artificiali e promuovendo la conservazione delle risorse naturali e l'equità sociale. L'agricoltura biologica e la riduzione del consumo di carne sono cruciali in questo contesto. Consumare carne di alta qualità da fonti sostenibili e allevamenti biologici rappresenta un approccio responsabile all'alimentazione sostenibile. La strategia Farm to Fork 2020-2030 costituisce un grande passo verso una produzione alimentare più sostenibile, che, come detto in precedenza, non può non investire anche il settore degli allevamenti di bestiame e l'intera industria dei prodotti di origine animali. Essa è parte dello European Green Deal, un accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e promuovere uno stile di vita più sostenibile attraverso politiche ed iniziative atte a promuovere tali valori. Il biometano non si differenzia dal gas naturale dal punto di vista delle proprietà chimico-fisiche. Entrambi i gas sono composti per la maggior parte da CH4. Diversamente dal gas naturale, il biometano non deriva da fonti fossili, ma ha origine dal biogas. Quest'ultimo può essere prodotto a partire da molti substrati, quali prodotti e scarti agricoli, effluenti zootecnici, come i liquami. Il biogas grezzo, generalmente, è composto solo per il 40-80% di metano. Il resto è costituito principalmente da anidride carbonica. Attraverso il trattamento di purificazione upgrading del biogas, è possibile separare il metano dall'anidride carbonica. Il gas purificato può essere in seguito utilizzato con la stessa flessibilità del gas naturale. Possono essere utilizzati gli scarti originati dai settori zootecnico, deiezioni solide e liquide degli allevamenti, agroindustriale, scarti della lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e animali, produzione agricola, potature e residui culturali dal settore ortofrutticolo e dei seminativi, colture dedicate, i cosiddetti insilati di mais, trincale, sorgo, segale. Vantaggi. Sfrutta materiale di scarto, largamente disponibile per produrre un ottimo combustibile in loco, riducendo quindi al tempo stesso l'impatto ambientale derivante dal trattamento dei rifiuti e quello causato dall'approvvigionamento della distribuzione dei tradizionali combustibili fossili. Permette di ridurre le emissioni di anidride carbonica,
dato che la combustione del biogas non genera anidride carbonica aggiunta rispetto a quella che già era stata utilizzata in precedenza dalle piante o dagli animali che costituiscono la biomassa di partenza. Al contrario di quanto accade con la combustione fossile, la biomassa residua dopo la digestione anaerobica è un eccellente fertilizzante. Riduce la diffusione libera del metano, emesso naturalmente durante la decomposizione animale e vegetale, che ha comunque un impatto negativo sull'ambiente. Svantaggi. Il biometano, ottenuto dalla fermentazione di materiali organici, presenta alcuni svantaggi. Costi iniziali elevati. L'installazione degli impianti richiede investimenti significativi. Richiesta di materie prime. È necessario avere accesso a biomasse in quantità sufficiente. Produzione intermittente. La produzione dipende dalla disponibilità di materie prime, causando produzione intermittente. Emissioni di gas serra. Nonostante sia rinnovabile, la produzione e la combustione possono generare emissioni. Competizione alimentare. La produzione di biomasse potrebbe entrare in competizione con l'uso alimentare. Gestione di sottoprodotti. Sono generati sottoprodotti che richiedono gestione e smaltimento adeguati. Pur avendo svantaggi, il biogas rimane una fonte energetica promettente per la sua sostenibilità ambientale, ma richiede una valutazione equilibrata dei suoi aspetti positivi e negativi. Per organismo geneticamente modificato, OGM, si intende un organismo il cui materiale genetico, DNA, è stato modificato dall'uomo. L'applicazione delle moderne biotecnologie permette di trasferire tratti di geni ben selezionati da un organismo all'altro, anche appartenenti a regni diversi. In Italia, ad oggi, non è consentita la coltivazione degli OGM per fini commerciali, ma solamente la commercializzazione dei loro prodotti. Un OGM o un suo prodotto derivato può essere immesso sul mercato europeo solo dopo che sia stato autorizzato sulla base di una procedura complessa, che comprende la valutazione del rischio per la salute umana e per l'ambiente. L'impiego degli organismi geneticamente modificati più resistenti alle patologie parassitarie risulterebbe favorevole alla riduzione del massiccio utilizzo di pesticidi, dannosi per l'ambiente. È comunque da considerare che l'effetto a medio e a lungo termine che potrebbero avere su esseri umani e ambiente non è mai stato testato. Uno dei rischi biologici legati alla produzione, anche in piccole quantità, di piante geneticamente modificate, comporta problemi alla biodiversità e alla libertà di scelta degli agricoltori e dei consumatori. La diffusione incontrollata di vento e polline potrebbe portare all'ampia diffusione di OGM, a discapito delle colture tradizionali.